Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo sulla vicenda giudiziaria che ha visto l'assoluzione dell'ex rettore dell'Università di Teramo, nonché all'epoca anche presidente di ARPA e poi di Tua D'Amico. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa a Pescara tenuta sia da D'Amico che dal senatore Luciano D'Alfonso, che ha commentato appunto l'assoluzione in oggetto. D'Alfonso ha poi prospettato la necessità di costituire un'associazione denominata Articolo 358, Articolo 358, composta da giuristi, professori universitari ed operatori del diritto, che fa obbligo in capo al PM di ricercare le prove anche a favore dell'indagato. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Assolto perché il fatto non sussiste. Con questa formula sono decaduti nei giorni scorsi tutti gli atti accusatori, peculato e indebita percezione, avanzati contro l'ex magnifico rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. Sull'argomento è intervenuto il senatore Luciano D'Alfonso, all'epoca presidente della giunta regionale, che nominò D'Amico al vertice di Tua SPA. Ma è una sentenza che fa un'operazione verità anche sull'inconsistenza iniziale del patrimonio accusatorio. Noi dobbiamo fare in modo che l'Abruzzo non conosca più queste esperienze di dolore, perché è un dolore demolitivo che rischia di allontanare i bravi, i competenti, i capaci dal sistema della decisione pubblica. A un certo punto un po' di denuncismo da parte dei soliti avversari e pozzangheristi, con un sistema dell'accusa che deve rivedere il suo modo di lavorare, ce lo hanno privato, ce lo hanno tolto quanto all'entusiasmo del rettore come rettore e ce lo hanno tolto come vertice della società dei trasporti. Ma perché bisogna arrivare a quelle accuse così gigantografe? Che poi si rivelano costruite su niente, tanto che le sentenze parlano di assoluzione per inesistenza dei fatti. Ma perché bisogna arrivare a questo? Poi annuncia la nascita a breve di un'associazione chiamata 358, come l'articolo del codice penale che fa obbligo al pubblico ministero di ricercare tutte le prove a favore dell'indagato. Perché quest'articolo è così odiato, così impolverato, così nascosto, così evitato? Perché? Perché magari se si coltiva quest'articolo poi si evita lo spettacolo di una giustiziarietta? Noi dobbiamo evitare che il sistema giudiziario, quando procede e produce, realizzi paura e impaurimento. Noi faremo nascere un'associazione in Abruzzo, Associazione 358, chiedendo aiuto agli accademici del diritto, agli avvocati, alle persone anche che hanno patito una giustizia sbagliata. Rifaremo i conti dal 1990, che cosa è successo in Abruzzo? Quante volte c'è stata, come si può dire, l'iperrubricazione accusatoria e quante volte poi le accuse si sono rivelate niente? E quante volte questo hanno tolto tranquillità, serenità, hanno prodotto paura? In alcuni casi hanno anche privato e tolto la vita. Andiamo avanti, ora restando a Pescara ci spostiamo a Fontanelle, dove il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, è tornato a sollecitare interventi urgenti rispetto al problema sicurezza nel quartiere. Si chiede l'applicazione della legge regionale 96-96 sugli sfratti. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Circa 3.000 residenti, oltre 600 alloggi di edilizia residenziale pubblica, tutti concentrati in un'unica strada. Parliamo di via Caduti per servizio nel quartiere Fontanelle di Pescara, dove il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha voluto questa mattina ancora una volta accendere una luce sui tanti problemi che attanagliano il quartiere. Le battaglie, ha detto l'esponente pentastellato, sono iniziate 20 anni fa. Qualcosa è cambiato, ma non basta, dice Pettinari. Il quartiere è ripiombato nella omertà e nell'emergenza sicurezza. I cittadini hanno paura, paura, paura di ciò che accade. Intanto qui c'è uno spaccio di droga ormai senza precedenti a tutte le ore H24. Gli alloggi popolari, perché sono alloggi popolari, vengono utilizzati da delinquenti e criminali come botteghe per la droga, non perché necessitano degli alloggi. Quindi aprono la mattina, chiudono a tarda notte, c'è spaccio continuo di droga. Voi
immaginate che i bambini non possono andare più a giocare in questo parco perché è diventato un ricettacolo di tossicodipendenti. I cittadini hanno paura di aggressioni, di ritorsioni. Adesso ci stavano raccontando le ultime ritorsioni che hanno ricevuto. E poi ci sono persone ricche che hanno tanti soldi, disponibilità economica, che sfrecciano con macchinoni 76-80 mila euro e hanno un alloggio popolare che quando va bene pagano 10 euro, quando va male loro occupano abusivamente, quindi non pagano nulla. E c'è ancora tanti problemi di, oltre lo spazio, di attività illecite, usura, racket, prostituzione e quant'altro. Quindi le proposte che io faccio e continuo a fare, c'è una legge regionale 96-96, va applicata, la Regione Abruzzo deve applicare questa norma per verificare i requisiti, chi non ha i requisiti deve essere buttato fuori di casa, liberare le case e metterci cittadini onesti, perché qui non si vive più, è piombato nuovamente nell'emergenza, postazione fissa di polizia, mi sto sgolando, quante volte l'ho chiesto? Purtroppo continuiamo ancora a fare questa richiesta al Presidente della Regione, perché sono case ater, al Sindaco di Pescara di partire con la verifica dei requisiti, chi non ha i requisiti deve essere buttato fuori casa. Io mi auguro che presto qualcuno ci ascolterà, perché i cittadini non ce la fanno più e poi strutturalmente queste case, alcune cadono a pezzi, quindi bisogna fare anche interventi strutturali su questi alloggi. Ancora cronaca che ci porta a Guardia Grele, ammonta a circa 30.000 euro il bottino dell'assalto al bancomat dell'ufficio postale di località Villa San Vincenzo, che la scorsa notte è stato fatto saltare utilizzando della polvere esplosiva. Il fatto si è verificato attorno alle ore 4 del mattino. I malviventi, almeno due persone, non sono riusciti ad impossessarsi di una ulteriore somma di denaro, 10.000 euro, che era contenuta nel bancomat. Si cerca una utilitaria Fiat che sarebbe stata usata dalla banda per la fuga. Indagano i carabinieri della stazione di Guardia Grele e i reparti investigativi della compagnia e del comando provinciale di Chieti. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo stesso ufficio postale è stato oggetto di un altro assalto nel 2013, allora il bottino fu di 20.000 euro. Proseguiamo con il nostro giornale e torniamo a Pescara. Un iter amministrativo su cui bisogna fare luce per la regolarità e quanto sostengono i consiglieri comunali del Partito Democratico, che rivolgono domande alla Giunta Masci rispetto ai lavori che si stanno conducendo su via Marconi. Vediamo il servizio. Pesanti critiche arrivano dal centro-sinistra all'amministrazione comunale di Pescara sui lavori in fase di svolgimento su viale Guglielmo Marconi. I consiglieri regionali e comunali puntano l'indice sull'aumento dei costi dell'opera per quasi 150.000 euro e sulla presunta pericolosità di alcune rotatorie. Sulla proroga dei lavori si parla di un vero e proprio pasticcio a danno di cittadini residenti. Di quanto sta accadendo verrà interessato anche il prefetto di Pescara. È stata fatta una variante senza nessuna progettazione a monte, anzi contrariamente a quello che prevedono i piani della mobilità. È stato fatto un lavoro, cominciato ad agosto, di variante di tutto il lavoro precedente, che è stato approvato come progetto soltanto il 17 di settembre, cioè soltanto in un momento successivo. Sono aumentati 140.000 euro i lavori, sono state realizzate 4 nuove rotatorie spezzettate come quella che vedete alle nostre spalle, che sono molto insicure. Invece è stata eliminata la rotatoria tra via Marconi e via Tommaso da Celano, dove guarda caso verrà messo un semaforo, cosa che non riusciamo neanche a capire. Vengono fatte 4 corsie che secondo noi non rispettano il limite minimo della carreggiata in base al decreto ministeriale del 2001, tant'è vero che scriveremo al prefetto e al ministero su questo, e soprattutto si realizza una via Marconi all'interno di Pescara a 4 corsie, cioè un'autostrada all'interno della città. E in ultimo, non vorremmo che il sindaco di Pescara, Carlo Masci, assomigli un po' a quel personaggio di Karate Kid, leva la cera, metti la cera, una sera si tolgono i saliscendi che erano stati realizzati, da questa mattina li stanno realizzando nuovamente lato mare, veramente una confusione totale. Noi chiediamo che prima che si asfalti completamente questa strada e si riapra completamente al traffico anche nelle sue nuove rotatorie, sia fatta una riflessione pubblica, trasparente e secondo la sicurezza che viene imposta dai decreti ministeriali.
C'è ancora una proroga per la conclusione dei lavori nella Galleria San Giovanni sulla variante alla Statale 16 nel territorio di Montesilvano, cantiere che sta procurando non pochi disagi agli automobilisti, in particolare nelle ore di punta. I lavori iniziati ad aprile si sarebbero dovuti concludere nel giro di 120 giorni, conclusione che poi è slittata al 30 di ottobre e adesso è arrivata la nuova data, il 15 di dicembre. Fino ad allora il traffico scorrerà a doppio senso di circolazione con bypass, come accade adesso sulla seconda canna. I lavori, per un importo di 4 milioni e mezzo di euro, sono finalizzati ad aumentare i livelli di sicurezza della strada e il comfort di guida per l'utenza in transito. Proseguiamo, triplica il progetto Pedibus a Pescara, infatti saranno tre gli istituti comprensivi che parteciperanno a questa esperienza che lo scorso anno ha riscosso molto successo. Pedibus dà la possibilità ai bambini al mattino e all'uscita dalle lezioni di raggiungere e lasciare a piedi la scuola, contribuendo a ridurre così l'utilizzo delle autovetture. Questa è la seconda edizione che va ad aggiungersi ad un'edizione che fu realizzata alcuni anni fa in maniera comunque simbolica e non strutturata. Invece questa è la seconda edizione strutturata del Pedibus. Lo scorso anno abbiamo compiuto un grande lavoro d'intesa con l'Istituto Comprensivo 5 e io ho detto in maniera entusiasta che non solo non raddoppiamo ma addirittura triplichiamo. Se l'esperienza dello scorso anno ebbe grande successo tra i genitori, tra i bambini e tra tutti coloro che hanno aderito al Pedibus, noi quest'anno addirittura saremo presenti in altri due istituti comprensivi, l'Istituto Comprensivo 1 e l'Istituto Comprensivo 8, per intenderci nelle scuole di Borgo Marino, nelle scuole di Via del Concilio e nelle scuole di Madonna del Fuoco che appartengono all'Istituto Comprensivo numero 1. Quindi si aggiungono altre sei scuole e si aggiungono tanti altri bambini entusiasti di questo modo di raggiungere la scuola, un modo ecologico, un modo non impattante, un modo salutare, un modo che crea un bel senso di appartenenza e di amicizia tra i bimbi. Lei tiene molto alle politiche dell'ambiente e cominciare a sensibilizzare questi bambini sicuramente è un modo importante anche per arrivare ai genitori. È la cosa più bella, vedere l'entusiasmo dei bambini e io dico che in realtà si crea una sinergia anche con i genitori, perché i bambini non aderiscono al progetto se non hanno anche il pieno assenso e la piena consapevolezza dei genitori. Questo è un elemento fondamentale, una variabile fondamentale. Oltre a questo occorre la consapevolezza delle scuole e abbiamo registrato la piena consapevolezza delle scuole, insegnanti, docenti, presidi, dirigenti quindi scolastici e poi i volontari che accompagnano i bambini, i percettori di reddito di cittadinanza. Dietro questa manifestazione, questa organizzazione c'è un lavoro che dura mesi anche di predisposizione di infrastrutture, perché bisogna avere stalli di carico e scarico, la segnaletica adeguata, tutto per garantire la massima sicurezza dei bambini. E adesso andiamo a vedere la presentazione della quinta edizione di Urban Nature, evento organizzato dal WWF che vedrà protagoniste diverse città della nostra regione. Il motto è quello di chiedere città che siano amiche del clima e della natura. Le città vanno ripensate perché noi possiamo avere una mobilità sostenibile, perché possiamo godere del verde pubblico e possiamo avere un maggiore benessere in quello che è un ambiente dove passiamo tanto tempo. Le nostre città devono diventare amiche della natura e del clima. Con questo messaggio è stata presentata la quinta edizione di Urban Nature. In Abruzzo si svolgerà domenica 10 ottobre e coinvolgerà i capoluoghi di provincia e non solo. Nel corso delle iniziative famiglie, bambini, giovani, studenti ed appassionati di natura daranno vita ad azioni concrete per tutelare, valorizzare e incrementare la biodiversità urbana. L'iniziativa è promossa dal WWF in collaborazione con FIAB, CAI, ProNatura e Carabinieri Forestali. Tutte e quattro i capoluoghi di regione, l'Aquila che ospiterà l'evento regionale, Pescara, Teramo, anche Chieti, Lanciano e Ortona. Le nostre città
città ospitano tantissime specie di animali e di piante che possiamo imparare a conoscere. Urban Nature è l'occasione. Presentato inoltre il nuovo depliant informativo che contiene informazioni molto utili per diffondere buone pratiche di comportamento per una convivenza possibile tra uomo e fauna selvatica. L'opuscolo di oggi vuole raccogliere alcuni consigli di possibile convivenza tra l'uomo e la fauna selvatica. Quindi ci sono consigli, per esempio, se si dovesse avere la fortuna di incontrare un orso, oppure su come comportarsi in caso di avvistamento di lupo, o ancora per come soccorrere gli animali che troviamo in difficoltà. Tutti insieme in un piccolo opuscolo del WWF Abruzzo. E adesso passiamo allo sport. Serie C in primo piano, gara di cartello domani alle 17.30 all'Adriatico Cornacchia, dove arriva la capolista reggiana. Il Pescara vuole però tornare al successo con il tecnico Auteri pronto a cambiare modulo. Dopo la positività di Veroli, domani mattina è previsto l'ultimo giro di tamponi per i calciatori. Vediamo. Dopo aver sempre iniziato le partite con il suo marchio di fabbrica, ovvero il 3-4-3, il tecnico del Pescara Gaetano Auteri domani, al cospetto della capolista reggiana, nel big match della settima giornata, in programma allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia con inizio fissato per le 17.30, potrebbe far scendere in campo la sua squadra con un modulo diverso e comunque con la difesa a 4. Il trainer pescarese dovrebbe optare per un 4-2-3-1 o per il 4-3-3 con cui aveva spesso giocato in questa stagione nei secondi tempi. Il cambio di modulo ovviamente porterebbe allo schieramento di 2 non più 3 difensori centrali con un centrocampista in più. Nella zona nevralgica del campo, dopo il buon impatto nel match di martedì scorso a Gubbio, dovrebbe essere riconfermato Diambò verso il debutto così da titolare al fianco di Rizzo, con Ledian Memushai che verrebbe spostato in posizione più avanzata. Auteri ha provato in settimana la difesa a 4 e questo lascia presupporre che potrebbe decidere di far giocare la sua squadra con uno schieramento più equilibrato. Tornerà a disposizione in difesa Ingrosso, mentre è in dubbio Mirko Drudi a causa di un affaticamento muscolare. Il suo eventuale impiego verrà deciso proprio alla vigilia della gara. In attacco sicuro del posto Clemenza, con il reparto avanzato che sarà completato da Dursi e uno tra De Marchi e Ferrari. Dopo qualche pareggio di troppo che ha fatto scivolare la squadra al terzo posto, dietro proprio agli emiliani e all'Ancona Matelica, il Pescara punta a tornare alla vittoria che in casa manca in campionato da oltre un mese. Intanto, dopo la positività al Covid-19 riscontrata al difensore Veroli e i tamponi negativi di ieri per il gruppo squadra, domani mattina è previsto l'ultimo ciclo di tamponi. Ancora la Serie C, scontro tra ultime della classe oggi alle 17.30 al Bonolis fra Teramo e Viterbese, che cercano la prima vittoria in campionato. Tra i biancorossi, spazio a Bellucci in difesa al fianco di Piacentini, tridente composto da Malotti, Bernardotto e Rosso. Nella Viterbese, out Martinelli e Calcagni. In mediana l'ex Foglia affiancherà Megelaitis. La presentazione del match nelle parole del tecnico dei laziali dal canto. Ma insomma, siamo ancora a secco di vittorie, quindi è normale che ogni partita che arriva abbiamo insomma, la necessità di doverla fare il prima possibile. Poi non ci facciamo prendere da paure o da ansie, perché sennò diventa il sistema peggiore per affrontare la gara. Una gara difficile contro una squadra che sta con l'acqua alla gola come noi, contro una squadra che comunque ha fatto sempre delle buone partite, quindi è una partita da prendere con le molle. Nel calcio i valori tecnici non bastano da soli a determinare le partite, soprattutto in questo campionato. Ecco, saranno principalmente i nervi e la fame a determinare la gara di domani? Beh, avrà una componente determinante sicuramente, perché è una partita delicata per tutte e due le squadre, anche se siamo alla settima giornata, però tutte e due vanno in cerca di fare punti e tutte e due hanno necessità di farlo il prima possibile, quindi quantomeno diventa una partita pesante. Ecco. Non avrai sicuramente a disposizione Martinelli, ecco, ci puoi fare un punto su quella che è l'infermeria? Non abbiamo nemmeno Calcagni a disposizione, quindi qualcosa dobbiamo modificare, è comunque la terza partita su una settimana che facciamo, vediamo quale sarà la soluzione migliore per affrontare una squadra che comunque è in salute. Scendiamo in Serie D adesso. Nereto Notaresco e Castelnuovo Vastese sono due i derby che caratterizzano la terza
giornata. Vediamo il servizio. Due derby segnano la terza giornata di Serie D. Sul neutro di Pineto si sfidano Castelnuovo e Vastese. I neroverdi di Di Fabio sono attesi da una settimana intensa, visto che mercoledì disputeranno il recupero della gara sospesa al 13° del primo tempo col Fano e poi saranno di scena a Castelfidardo. Per il match di domani sicuro assente Terrenzio, alle prese con un problema muscolare. Recuperato Francesco Ripa. Sul fronte Vastese, Fulvio D'Adderio e i suoi calciatori sono alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo i pareggi delle prime due giornate, che hanno evidenziato come la squadra sia ancora in rodaggio ma con buone potenzialità da esprimere. Al comunale di Nereto i padroni di casa ospitano il Notaresco. La squadra di Epifani è chiamata al pronto riscatto dopo il rovescio casalingo col Trastevere, che non è piaciuto all'allenatore non tanto per il risultato quanto per la prestazione apatica e senza nerbo. Tutti a disposizione per il rossoblù. Nereto, rinfrancato dal sofferto punto sul campo del Matese e che si è rinforzato con gli innesti a centrocampo dell'esperto André De Falco e del brasiliano Dudu Nardini. Al di là della qualità dei due arrivi, la cosa importante è che abbiamo migliorato numericamente. In questo momento siamo più completi, abbiamo, penso, alzato il livello comunque tecnico e fisico della squadra. San Nicolò è una squadra di spessore, sarà una partita molto molto complessa, sarà di nuovo un test probante, cercheremo di essere all'altezza e soprattutto di uscire con la consapevolezza che ci sia stata comunque un'ennesima crescita. Trasferta a Pietramelara per il Pineto, ospite della neopromossa Aurora Alto Casertano, un test che dovrà confermare come la squadra di Pomante, dopo la doppia battuta d'arresto col Castelnuovo, abbia intrapreso la strada giusta per essere protagonisti. Probabile la conferma dell'11 vittorioso di Montegiorgio, con alternative importanti in panca, tra cui l'ultimo arrivato, Matteo Picciollo. Reduce dalla battuta d'arresto col Fiuggi, Lecchietti prova a confermarsi squadra da trasferta, ma sarà atteso da una partita ostica alla Riviera delle Palme contro un'altra matricola, quel Porto d'Ascoli, guidato dai gol di Napolano, squadra prima a punteggio pieno, così come Tolentino e Trastevere. Lucarelli punta tanto su Accambadu, giustiziere del Nereto, pronto a mettere in difficoltà l'arcigna difesa dei marchigiani. 200 italiani a disposizione dei tifosi neroverdi. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand trovate tutti i nostri servizi e tutta la nostra produzione sul canale YouTube e sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.